Ok, buonasera. Dunque, Buonasera. Buonasera ho l'onore a di... voi. Buonasera Giuseppe. Allora, Buonasera a sono voi. io, il dottor Gitliuzzi, Sabine Liuzzi e Giuseppe Lancieri. Bene. Buonasera, buonasera. Dunque, ho il piacere, già, sono emozionato perché presentiamo, l'abbiamo già fatto uno o due volte. Il nostro istituto europeo sull'intelligenza intuitiva è un istituto che collega tanti istituti, chi vuole, chi è pronto, chi lavora a livello intuitivo, a livello europeo, per creare una nuova autorità. Quindi, indipendentemente dai giochi di potere, dai soldi, dalle mafie, dalle organizzazioni, ci sono 15-20 istituti europei disposti a collaborare, e quindi ognuno ha sviluppato qualcosa di proprio, non come conosciamo le solite materie universitarie, ma ha sviluppato qualcosa di proprio e riconosce gli altri istituti nella loro scientificità. Quindi, Certo. naturalmente, se una persona così sviluppa qualcosa di nuovo, generalmente non trova la possibilità di pubblicarla, di farla vedere, e quindi spesso tutti quelli nuovi prima vengono messi da parte, giudicati, sappiamo, Conosciamo bene. incendiati, crocifissi, avvelenati, ti mandano Sì. la finanza. Quindi noi apprezziamo tutte queste persone, quindi creiamo questa struttura dove diversi istituti europei insieme certificano, accettano, promuovono che in tutte le formazioni professionali ci sia la coscienza individuale, l'intelligenza intuitiva che, conferma che le cose che sto studiando o sto insegnando nell'università o nel mio studio medico, o come programmatore, che sempre seguo la mia coscienza, che seguo la mia intuizione e che sono io il maestro come medico, come insegnante e che le tecniche che ho imparato sono miei servi, no? Quindi questo è lo scopo Assolutamente. principale di questo, così, di questo incontro. E quindi tu hai, ci aiuti, ti ho chiesto, mi fa tanto piacere di in Puglia così di fare promozione di questa possibilità, di questa università privata che non dipende da nessun gioco di potere, non ha, quindi, e quindi ho detto dai, parliamocene, parliamone, intervistiamoci e vediamo cosa. Ecco, Assolutamente, assolutamente. prima di Penso che continuare, sia, sì, scusami Gitt, prego. penso che sia importante fare rete, nel senso di avere delle persone nel territorio che ci permettano ovviamente da far di supporto appunto come dicevi prima, a quelle persone che comunque hanno un dono, cioè hanno la possibilità di trasmetterci qualcosa e di sfruttare appieno le proprie capacità, perché come sappiamo, sì, davvero c'è la tecnologia, ci sono gli strumenti, però il tutto deve nascere comunque dall'intuizione, cioè quella che poi è il motore di tutto. Ecco perché io sono onorato di collaborare con te in questa cosa, in questo progetto, perché ci credo, ci ho creduto fin dal primo momento che ne abbiamo parlato, quindi mi spenderò ovviamente in modo da poter essere, come dire, una colonna portante di questo, ecco, di questa università. Quindi sono veramente onorato e ringrazio di questo. Grazie, l'onore è nostro. Quindi, per fare esempi, possiamo farli dopo. Adesso in Italia la naturopatia si sta sviluppando, però ancora non viene riconosciuta dalla comunità. La kinesiologia, cioè tutte queste scienze già sviluppate, così associate a livello europeo, che non possono concorrere con il solito sistema, della sanità, così coordinate in questo modo hanno più possibilità. Bene. Esatto. Avere questa possibilità poi,
ci permetterà sicuramente di avere più forza, tra virgolette, nel senso di poterci affermare e poter far conoscere meglio alle persone, perché purtroppo c'è, lo sappiamo, un po' di scetticismo, un po' di... ma questo sempre per mancanza di informazioni. Se le persone fossero più informate di queste cose, noi questi problemi non ce l'avremmo sicuramente. Sì, poi lo scetticismo c'è perché non si è abituati ad ascoltare se stessi, quindi chiedono dove ha imparato questo, da che scuola, perché non hanno la capacità, l'hanno persa tantissimi, di quando si incontra una persona non ho bisogno di prove perché sento, vedo, no? Quindi questa intelligenza che è la nostra capacità che ci ha dato la natura, è l'unica intelligenza che abbiamo di utilizzarla e quindi di avere fiducia o non aver fiducia, cioè di sentire l'altro e quindi capiamo anche le qualità che una persona ha. Assolutamente sì. Bene, per informazione abbiamo diverse persone, quindi adesso Sabine vorrebbe fare un ballo iniziatico per questa nostra l'arte, per questa nostra serata, poi ci sarà da Roma, ci saranno due interventi. Abbiamo già registrato un intervento, abbiamo da Lecce un intervento di Paolo Costantino che abbiamo già registrato, uno di Silvia da Roma e alle 22 ci sarà anche Germano Di Mattia, un regista bravissimo che anche ci concederà l'onore di apprezzare questo nostro lavoro. Ok. Sabine, ti prepari? Quindi Sabine il ballo iniziatico che farà, lo fa naturalmente senza musica, ci dà benedizione, ci dà onore, ci dà impulsi, perché sappiamo che l'arte è un po' è quello che ha più potere anche un po' nella trasformazione, nel capire. Quindi chi non capisce magari le parole che diciamo lo può capire con l'arte, no? Esatto, sì. Come l'altra sera c'è qualcuno che ci ha dato una poesia molto bella, quindi ci è piaciuto con la poesia. Bene, adesso vi sposto le videocamere, vediamo un po' se riesci a vedere. Questa è solo per te, questa videocamera, perché la videocamera grande. Sì, Ok. basta così, ci Ok, vedo, sì, tranquillo. bene. Allora, Sabine ci dà impulsi a capire quello che vogliamo fare, il progetto di stasera. Tu gibst uns impulse. Für das, was wir heute Abend machen wollen, diese Begegnung, die Stärkung von allen Instituten, capire che è inutile lamentarsi sempre, noi i creativi siamo il potere, perché in tutte le culture la coscienza tramite Buddha, Gesù, Maometto, sono quelli che hanno fatto storia, quindi la coscienza vince sempre su tutto, quindi capendolo. Organizzandoci riusciremo ad evitare tutte le manipolazioni, le negatività e creare strutture belle. Va bene, Sabine? Ok, vai, Sabine.
Ok. Grazie Sabine. Yeah, bitte. Grazie. Grazie a te. Yeah. Bene, dunque, è domenica il 23 ottobre 2016, per chi ci sta seguendo adesso in diretta è possibile fare domande o dare apprezzamenti perché il lavoro interattivo crea la coscienza, no? Certo. Ok. Sabina, hai sentito qualcosa? Es war ganz klar der Impuls, es geht nur zusammen. Es geht L'impulso era zusammen. chiaro, dobbiamo collaborare. Und zusammen erreicht es so eine Ausmaße, so eine Stärke, dass das ja, dass das einfach dann viel, viel weitere Bandbreite erreicht. Se lo facciamo insieme, riceverà, si svilupperà una forza immensa e il tutto si allargherà. Und gleichfalls einfach auch als Geschenk für jeden dann auch ganz viel zurückfließt, für alle, die sich beteiligen. Quindi con tutti quelli che collaboreranno e parteciperanno riceveranno poi un compenso molto più grande di quello che ci si può immaginare. Und es finden sich einfach so viele verschiedene individuelle Meister, Meisterinnen, wie du so schön sagst, zusammen, jeder mit seiner Fähigkeit. Quindi si incontreranno tante persone così diverse, tante maestre e maestri con capacità differenti. Dass es sowohl einen festen Boden bekommt, also richtig. Quindi riceverà anche una stabilità. Eine Verankerung, Sì. also noch eine stärkere als eh schon, und einfach also eine große Weite, also Quindi terra e cielo si collegheranno, quindi con la terra, stare sulla terra si aprirà anche il cielo per quelle che sono le nostre possibilità. Also ganz viel Herzenskraft steckt da drin, alle, die auch mitwirken und auch heute mitwirken werden. Quindi c'è anche molta forza di cuore con tutti quelli che parteciperanno, che ci saranno insieme a noi. Und gleichzeitig einfach ganz viel Freude und Leichtigkeit und fließen und schwingen und ja. Quindi molta gioia, molta serenità e quindi un ballo, una contentezza, sì. Ja, und Dankbarkeit, große Dankbarkeit. Tanti ringraziamenti. Sì. Ok, Okay. Grazie grazie. Sabine, grazie. Danke. Sabine. Danke, Sabine. Ciao. Wow. Mentre se posso intervenire, Prego. mentre Sabine effettuava la sua danza, Vero in tutta Gdansk. la cosa stupenda era sentire questa grande forza che poi lei ha rappresentato in maniera eccellente, proprio Hat veniva gefühlt, diese große dal Kraft, cuore, die e du per questo repräsentiert hast vom la Herzen. ringrazio. Per Dafür questo la danke ich dir. ringrazio. Oh, Dankeschön. Danke. Oh, la videocamera. Scusa. Also, danke, danke Gigi. Grazie, Sei stata grazie. fantastica, guarda, davvero, di cuore. Dankeschön. Es ist immer wieder Unsicherheit, ne? Weil das È sempre ja, ob insicura es Sabine perché non sa come, però riceve sempre questi apprezzamenti molto grandi, sì. ma lei trasmette un'energia, guarda, senza uguali. Mi è arrivata tutta la sua emozione, tutta la sua passione, davvero dal cuore. Deine Quindi ganze io Leidenschaft veramente ist non ho angekommen parole, und er ist sprachlos. Dankeschön. Okay. Ja, und so wünsche ich es mir für den Abend und auch für das Institut. Das ist das Beste, was ich geben kann.
mich so auszudrücken und dass jeder einfach da in diesen großen Topf das Beste hineingibt, was er geben kann und sie geben kann. Quindi questo è il suo grande contributo che può dare, quindi che dà volentieri, quindi lo farà in questo modo. Ok. Grazie, grazie Sabina, grazie. Ok. Bene, quindi magari vorrei sottolineare, Giuseppe, un aspetto che non è che si può dire, beh, questo istituto ha una tendenza o ne ha un'altra o è una scuola, perché quindi nessuno può mettere in un tiretto il lavoro che stiamo facendo, perché siamo tutti così diversi, no? Siamo unici, ognuno ha il suo modo, diciamo così, la sua intuizione, sì. Io direi. Cioè, quindi non possiamo avere, correggimi se sbaglio, ma io mi sono fatto un'idea personale, cioè quella che ognuno di noi è unico e quindi ognuno di noi ha un suo modo, una sua modalità con cui va a elaborare le informazioni a livello intuitivo, quindi non si può avere, non ci possiamo, come si dice, uniformare, ma dobbiamo ogni volta essere così bravi da poter fare sviluppare alla persona il suo metodo. Questa è la cosa, secondo me il segreto è proprio quello di aiutare la persona a scoprirsi, a cacciare fuori quello che ha dentro. Soltanto così li possiamo aiutare le persone. Solo così, secondo me. E aiutare noi stessi anche. E aiutare noi stessi, ovviamente, sì, perché siamo uno specchio, no? Quindi, ovviamente, cioè, aiutando loro ci aiutiamo noi, abbiamo i nostri benefici, ovviamente. Quindi una delle più grandi, diciamo, sfide, se possiamo chiamarle così, che ci facciamo, è che se adesso, per esempio, l'istituto che abbiamo a Vienna, è un istituto proprio che si è collegato a noi, no? Fa un determinato tipo di cose. A Strasburgo, quello di Strasburgo ne fa altre, magari il contrario. Noi abbiamo la capacità, e questo è lo sforzo massimo che facciamo, di capire che chi fa spesso anche il contrario, cose differenti, elevandosi in una nuova dimensione, è integrante. Quindi se l'istituto di Strasburgo o di Berlino o di Zurigo dà un riconoscimento delle tue scoperte scientifiche o del metodo che si è creato a Lecce o dell'arte che a Roma si sta sviluppando, la dà a nome di tutti gli istituti, cioè già in questo modo si crea una coscienza, far capire siamo diversi e accettiamo la diversità, anche se non la capiamo subito, no? Però sentiamo internamente che questa diversità fa bene, fa piacere. Sì, infatti, perfetto. Quindi questo è un po', naturalmente, abbastanza difficile, perché se vediamo un po' nelle diverse discipline, molti litigano, io ho ragione, no, così non va bene, così va bene. È perché questo è il limite che abbiamo, perché non siamo in grado di capire che quello che fa l'altro è una parte anche di quello che io ancora potrei sviluppare, non ho capito, ma posso sviluppare, no? Certo, assolutamente. Infatti. Ecco, tu scusa, cosa pensi, come si potrebbe inserire questi corsi? Cioè, io penso che in tutte le formazioni professionali noi possiamo indicare docenti dove inserire l'intelligenza intuitiva, quindi l'IFI può dare questi consigli in tutte le formazioni professionali, quindi del medico, dell'insegnante, dello psicologo, del contadino, di tutti, no? Quindi come pensi che si potrebbe inserire, cioè cosa possiamo fare, quali passi possiamo fare per dare a queste istituzioni queste indicazioni? Allora, io penso che dovremmo cominciare con far prendere un po' coscienza a queste categorie che tu mi hai detto. Io partirei innanzitutto dal discorso della formazione, perché
Parto dalla formazione perché sai che sono un insegnante e quindi questo è il mondo più vicino a me. Ovviamente il docente oggi deve rendersi conto che non può fare affidamento al programma scritto, a quella che è l'indicazione che arriva dall'alto, eccetera. Prima di tutto deve fare riferimento a quella che è la sua intuizione, avendo i ragazzi davanti. Quindi, riuscire a far trasmettere questa informazione al docente e dire: guarda, attenzione, tu non devi essere una macchina che deve seguire un programma, ma tu devi rapportarti ai ragazzi in base a quello che tu hai davanti. E come ci puoi arrivare? Ci puoi arrivare sviluppando questa tua capacità che è dentro di te. Quindi dobbiamo fare un'opera di formazione, di informazione nei confronti di quelle categorie che vogliamo coinvolgere, facendo capire che questo non è un di più, non è un qualcosa che esula da quelli che sono i compiti che fanno tutti i giorni, cioè quello che è il lavoro che fanno tutti i giorni, ma è un qualcosa che rafforza il loro lavoro, che lo aiuta e che lo agevola, lo facilita, perché ovviamente se io sono un medico e ho l'intelligenza intuitiva sviluppata, questo medico mi permette di avere una visione completa, io oserei dire, correggimi se sbaglio, olistica, diciamo, di quello che poi è l'intervento che deve fare la persona. Quindi lo vede sotto tutti i punti di vista, ma questo ci può arrivare soltanto nel momento in cui ha sviluppato questa capacità, cioè questa possibilità di concentrarsi, di sentirsi dentro, perché tutti noi lo possiamo fare, tutti. Poi in fondo hanno successo i professionisti che utilizzano l'intuizione, solo che non lo dicono, per questo il diritto in tutte le formazioni ad avere una formazione individuale dove si percepisce e si capisce dovrebbe essere formulato per tutti, perché il successo di tanti anche medici famosi è perché quando intervengono seguono un po' la loro intuizione, quindi sanno questo lo dico così, questo lo dico così. E quindi anche nelle formazioni, come dici tu, chi capisce i talenti, cioè si è formato a capire quali sono le possibilità degli studenti o degli scolari, poi dà le informazioni per sviluppare questo e quindi poi il discorso del docente viene recepito perché è stato collegata all'individualità dello studente o dello scolaro, no? Assolutamente. Così come, guarda, potrebbe essere, io adesso faccio diversi esempi che mi sono venuti in mente perché in questi giorni, e sono stati giorni in cui ho riflettuto molto su questo compito che mi accingo a fare con passione e con determinazione. E anche per esempio un imprenditore. L'imprenditore di successo perché raggiunge il successo? Perché riesce a raggiungere il massimo, l'apice della sua azienda? Perché? Perché ha messo in movimento che cosa? La sua intelligenza intuitiva. Esatto. Perché nel 99% dei casi si va con l'intuizione, si va a capire, si riesce a percepire quale può essere il prodotto vincente, quale può essere la strategia di marketing vincente. Non me lo dice nessuna formula matematica, me lo dice l'intuizione. E quindi se si riesce a far passare questo messaggio è eccezionale, perché andiamo finalmente a riprenderci ciò che è nostro, perché attenzione, io sono un tecnico informatico, però un po' anomalo, perché dico sì, la tecnologia ci deve essere da supporto, non deve sostituirci, perché oggi purtroppo, mi dispiace dirlo, è così, purtroppo siamo con il pilota automatico, cioè deleghiamo alle macchine le cose che dovremmo fare noi, e questo è sbagliatissimo, questo è aberrante per certi versi, quindi dobbiamo riprenderci ciò che è nostro e farlo nel migliore dei modi, quindi secondo me quella è la strada. Sì, che poi la tecnica ci sta insegnando, cioè la comunicazione da anima a anima, da essenza a essenza, lo fa già il telefonino, l'internet è quello che la natura ha per
per scontato e che noi non riusciamo a capire, quindi cominciamo con l'internet poi per capire, ma il vero Google ce l'abbiamo noi, Google Insight, no? E quindi prima o poi lo dovrò sviluppare, quindi per me la tecnica ci aiuta un po' Certo. a capire come funziona anche l'intuizione, sì. Sì. Poi cominciare a fare un lavoro su se stessi nell'ascoltarsi. Oggi non ci si ferma più a sentire il proprio corpo, ad ascoltarsi dentro, a dire, ma fammi sentire come sto. Cioè, non ci si domanda più come sto, perché siamo. È un correre tutti i giorni, cioè, invece ci si deve trovare, ci si deve costruire l'angolino dove vai lì a meditare, ad avere quel momento in cui dici ok, io stacco tutto perché devo ascoltarmi, devo sentirmi. Questo è fondamentale, è davvero fondamentale. Chiaro, soprattutto anche per i genitori, cioè spesso si legge qui, si è insicuri sulle scelte da fare, quindi sviluppare queste proprie capacità, che uno dice, ma io non la sento la mia voce, beh, la voce c'è sempre, però se qualcuno ha un male o un problema, no? La voce negativa la sente, quindi potrebbe sentire anche l'altro lato della medaglia, quindi mi sembra. Assolutamente. Aspetta, c'è una persona che vuole essere aggiunta. Ok. Caterina? C'è Caterina? Ci sei? Pronto? Ah, ok, si vede il suo internet debole. Senti, facciamo una cosa, mi collego un po' direttamente con Caterina perché forse ha una domanda e poi ti richiamo, va bene? Sì, Ok. d'accordo, perfetto, Così ok. accettiamo, quindi resta in linea. Quindi è in diretta, quindi non so se. Ciao! Ciao. Ti saluto, siamo in diretta, lo sai, eh? Sì, Oh. ho letto da poco, mi sono messa a correggere i compiti in classe dei ragazzi e l'ho letto adesso. Oh, che bello! Il desiderio ce l'avevo, no? Di un tuo intervento, ti ringrazio di averlo sentito. Grazie a te. Dunque, dato che sei così sintetica nelle cose, dici l'essenziale, qualcosa di bellissimo, no? Hai seguito un po' quello che abbiamo detto? No, No, non sei in ho diretta. acceso Ok, dunque, per stiamo dipendenti. accettando questo intervento, stiamo creando questo istituto europeo. C'è già da 15 anni, però rafforzando, dove tantissimi istituti si collegano e insieme collaborano per dare scientificità, per dare anche forza a tutti quelli che sono sulla strada di fare scoperte individuali, metodi alternativi, cioè sull'individuo che fa un po' i propri passi, no? Che fa le proprie scoperte. Quindi questo istituto si riconosce, gli istituti si riconoscono a vicenda che l'intuizione dà questi contributi soprattutto alla scienza, che è la base della scienza, e quindi per questo stiamo facendo stasera, ho detto aiutatemi a far capire a me e agli altri che è importante riunirsi in questi istituti liberi in Europa, tutti diversi.
e quindi aiutarci a capire che siamo tutti diversi e che vale la pena incontrarsi e lavorare insieme per creare una nuova dignità professionale dove le informazioni individuali sono più importanti di quelle apprese, dove l'approccio intuitivo del medico o del professionista viene, si capisce che contribuisce più o spesso alla guarigione che il metodo, no? Sì, ho capito. Quindi se hai un contributo, ti ringrazio. Io ho da dire proprio questo, in realtà, che secondo me l'intuizione primaria è qualcosa che abbiamo dentro e ok, ci siamo. Però questa intuizione che chiedi tu, io la definirei un'intuizione secondaria che nasce però da una formazione che c'è dietro. E perché l'intuizione va comunque verificata, altrimenti non ha basi scientifiche. Che ne pensi? Perfetto, proprio guarda, mi fa tanto piacere. Infatti è questo che dico perché molti fanno le formazioni professionali e dicono: sì, io l'intuizione ce l'ho, ma io per questo ho detto dobbiamo creare maestri dell'intuizione perché l'intuizione non elaborata è un caso, si può aver ragione, cioè non è sicura. Quindi invece se una persona la esercita, l'elabora, la organizza in un modo sistemico, come l'hanno fatto diversi, allora va bene, no? Senti, c'è Silvia che si era prenotata adesso. Senti, se schiaccio questo più, aggiungo gli altri, vedo anche gli altri? Però dovresti chiedere a loro l'amicizia, quindi è difficile. Se tu puoi seguire adesso su gtv/tv. No, vabbè, dai, fa niente, per stasera va così, poi mi spiegherai un po' meglio Ok, sulla magari lo facciamo già a fototecnologica. parte. Quindi è una sorpresa bella perché si era già prenotata Silvia per quest'ora. È una sorpresa bella che poi magari ne parliamo con calma. Va bene? Ok. Sì, ok. Grazie, grazie mille Caterina. Ci vediamo. Ciao. 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 Ciao Silvia. Ciao Ciao, come ciao. stai? Beh, una fantastica che dovresti, che conoscerai. Silvia, poi ascolterai se vuoi l'intervista che ci ha dato e il lavoro che c'è da fare. Bene. Ah, ti ho chiesto anche a te, dai, aiutami dato che è il mio compito, quindi creo questi ponti, questi messaggi, a capire anche per me e dare impulsi sulla formazione di questo istituto europeo. Che poi darà un vantaggio a tutti quelli che lavorano, creano, liberi, quelli che lavorano a livello intuitivo, che ricevono visioni, che fanno film, che creano musica, che creano moda, cioè tutti quelli che iniziano un po', che hanno il coraggio di e che spesso naturalmente non vengono capiti, non vengono seguiti. Io e te magari abbiamo fortuna, gli altri no. Io voglio invece il diritto per tutti. Alla co-creazione, alla gestione, all'intuizione che in tutte le strutture nel mondo venga insegnata, venga l'intuizione. Quindi, per questo, questa riunione di tanti istituti europei a cui alla base l'intuizione e questa collaborazione, ho detto: vediamo, chiediamo un po' in giro se è il momento, cosa si può fare. E che vantaggi ci può portare, no? Quindi questo IFI, istituto
per l'applicazione professionale dell'intelligenza intuitiva è una riunione di istituti diversissimi. Chi fa questo, chi fa il contrario, chi è a Bruxelles, chi è a... Però tutti sono liberi, non sono dipendenti da situazioni economiche, non sono dipendenti da situazioni politiche o religiose, sono tutti liberi, quindi questo mi dà la garanzia così che l'appoggio di questi istituti a quello che farai tu a Roma o farò io qui è pulito, è buono, è chiaro. E quindi con questo istituto diamo il riconoscimento a organizzazioni, a formazioni professionali che il loro lavoro, che fanno formazioni professionali dove si aiuta la gente a collegarsi prima di imparare con la propria intelligenza intuitiva e poi gli si dà gli strumenti della formazione. Quindi su questo chiedo un tuo parere, chiedo magari tue domande, magari le domande chiariscono anche. Certo, questo istituto è già creato, lo stai creando? È già da 15 anni, però un po' vive, un po' si muove, poi ci si dimentica. Però abbiamo già fatto centinaia di attività in comune, no? Ci ho lavorato, ho già fatto 5 conferenze a Vienna, o 6 o 7. E abbiamo già sviluppato lì, cioè poi Vienna abbiamo collegato con Zurigo, col centro di Zurigo, cioè ho già fatto tantissime attività, tante interviste sul luogo e online. Credo che sia un momento storico molto particolare che, visto come un istituto federazione, no? Federazione, cioè, nel senso che può raccogliere diverse associazioni, diversi enti o istituzioni o altri istituti che si occupano di risveglio, di medicina olistica o anche di semplicemente di arte, laboratori. Attività, diciamo, legate all'intelligenza intuitiva. Si potrebbe lavorare su un progetto, diciamo, a più ampio raggio, quindi non solo europeo, a livello internazionale, creando una specie di federazione, quindi con dei consociati che aderiscono e che hanno una serie di, per esempio, la possibilità di fare degli interscambi culturali con altri paesi. Questo potresti, secondo me, prenderlo in considerazione. Cioè io ci sarei già, per esempio, in una situazione del genere, creando una rete che è distribuita geograficamente in varie aree del mondo, che però si occupano di cose diverse, ma hanno una mission molto simile, che converge verso la creazione di una nuova terra, no? Di un nuovo pensiero, un nuovo modo di vivere, che è quello che poi sta succedendo un po' in tutte le parti del mondo, anche se in questo momento storico vediamo tutte e due le realtà, vediamo la terra, vecchio stampo, diciamo, il vecchio paradigma con la politica e con altre cose che ancora non hanno avuto il coraggio di cambiare, no? Anche con l'economia. E d'altro canto invece molti esempi che rappresentano invece il nuovo, il cambiamento e quindi anche un miglioramento proprio della figura umana. È il tempo, secondo me, di costruire una cosa del genere. Sì, perché io ho visto che io appunto in Europa ho fatto tante interviste, ho aiutato tante organizzazioni mondiali, adesso per esempio un'organizzazione buddista a Zurigo che fa gli incontri con 60 centri collegati con la Thailandia, mi hanno chiesto di fare, ho fatto dei film anche, dei filmati, delle riprese un po' sul loro lavoro. Poi ho visto che tutte queste organizzazioni, tutti cercano di creare delle reti, però delle reti interne, no? Poi, non so, Bhagavan della One University crea una rete interna. Quando io dicevo, dai, facciamo, dice, no, prima devi entrare con noi. Ho detto, no, io sono per tutti e per tutto, è il mio servizio, quindi io non entro in nessuna organizzazione perché io riunisco le organizzazioni, è il mio compito, devo avere distanza. Quindi,
a tutti i livelli queste grandi organizzazioni fanno i loro congressi, fanno i loro incontri, creano le reti, però non esiste una rete situazioni diverse. Magari lo fa il Papa una volta, che dice: beh, facciamo incontrare i cristiani, i buddisti, eccetera. Però sono incontri, non esiste una rete per tutti che è collegata con la natura, perché penso che la natura ci unisce indipendentemente se tu stai sviluppando il lavoro di questa scienza o il buddismo o la fotografia o ognuno fa qualcosa, la natura ci unisce tutti. Quindi a questo livello di creare una rete dove si capisce che stai facendo il contrario di quello che faccio io, perché non ho capito, ma quello che stai facendo tu è sempre una parte di me. Quindi ti ringrazio, quindi capisco che queste reti a livello della natura ci sono e basta che noi le riconosciamo e capiamo che la collaborazione tra le diverse scienze funziona, e riunendo le diverse scienze a livello di coscienza sparisce la manipolazione, sparisce il potere, sparisce la negatività, la malattia, le guerre, tutto quello che ci sta annoiando quasi a vedere questa incapacità spesso questa incapacità di gestire la terra con amore, con rispetto, con chiarezza, no? Ma questo è un gioco vecchio che purtroppo non ha più delle basi solide, quindi andrà comunque a scemare, anche se purtroppo ancora lo vediamo, perché in molti paesi la politica viene gestita ancora alla vecchia maniera. Quindi ancora da quel punto, in quel settore, in quell'ambito, non c'è ancora la nascita di un vero nuovo, però succederà anche quello. Senti, abbiamo ancora un intervistatore, c'è sì. Il Giuseppe, che vorrebbe anche fare delle domande. Posso aggiungerlo? Sì, sì. Ok, vediamo se funziona. Generalmente in queste trasmissioni sono tutte donne, quindi mi fa piacere adesso che ci sia anche qualche uomo. Pronto. Giuseppe, ci hai seguito finora o no? No, purtroppo non vi ho seguito, perché non so se c'è un problema adesso di linea con me, perché io ti vedo un po' sfalsato. Ma io non so se mi vedete poi. Ti vediamo, noi ti vediamo bene. Ah, ok, perfetto. Okay. Ho detto buonasera. Bene, ok, siamo dunque collegati con Germano Di Mattia da Roma. Abbiamo già prima fatto un collegamento con Roma, bellissimo. C'è il rimbombo un po'. Sì, c'è un po' di... non so se è un problema mio, vediamo se riesco a sistemare un po'. Okay. Mi sentite adesso? Sì, bene. Bene. Okay. Ecco, quindi ho pensato, ma c'è ancora... se puoi diminuire il volume... Ecco. Io ancora non ti sento bene, non riesco a sentirti bene. Provo a fare una chiamata io, perché non vi sto sentendo bene. No, vabbè, allora facciamo dopo, ti collego dopo, dai. Ok, ti d'accordo. Collego dopo, va bene. Poi facciamo, ci vediamo. Chiudi tu, Giuseppe. Sì, a volte noi facciamo sempre prima, vediamo, esercitiamo per vedere come, quindi se non funziona è meglio aspettare. Bene, scusa. Don't Germano. Worry. Ok, allora qui devo vedere anche la tecnica, benissimo. Ecco, quindi, cioè, cos'è il tuo pensiero? Cosa potremmo fare? Hai degli impulsi, delle idee? Cioè,
Per esempio, con questo, secondo me creare una federazione, quindi tutte le associazioni, gli enti, gli istituti si potrebbero consociare in una, diciamo, grande federazione, creando uno statuto, creando diciamo, anche degli obiettivi, un po' come si fa con la creazione di un'associazione o di una onlus, diciamo, però una federazione è qualcosa di più grande perché le ingloberebbe tutte, come se fosse paragone tra le società e le holding, no? Capito. Una holding culturale, diciamo, di medicina integrata o di olistico, in maniera da, con magari all'interno anche della, per esempio, un'assistenza legale. Ti spiego perché in Italia almeno stiamo vivendo, si sta avvertendo, diciamo, uno scontro frontale tra la medicina ufficiale e la medicina integrata olistica, cosa che nessuno fa guerra alla medicina ufficiale, ma in qualche maniera la medicina ufficiale deve aprirsi ad altre, cioè anche un po' a qualcosa che è rimasto, che non è stato integrato. Andrebbe integrata con degli altri aspetti. E allora non capisco questo scontro, o forse lo capisco, però nessuno fa la guerra alla medicina ufficiale, perché è necessaria quanto è necessaria l'altra, quindi in teoria si dovrebbero integrare per far sì che, lo dico in maniera peruviana, no? L'incontro tra il condor e l'aquila, cioè tra il mondo dell'intuito del cuore e il mondo della razionalità, quindi della scienza, quando si incontrano questi due mondi, riusciamo a, forse quando si incontreranno, riusciremo ad avere una medicina efficiente che vada sia ai valori umani, che va, sia anche introspettiva, che vada ad analizzare altre cause delle malattie, in più sia efficiente e efficace come può essere talvolta la medicina allopatica. Però ci dovrebbe essere un incontro, quindi ecco, anche un organismo, una federazione che vada in qualche maniera a tutelare gli interessi degli operatori olistici, degli artisti che si occupano comunque di risvegliare l'anima con l'arte, cioè una cosa del genere, quindi una federazione. Quindi una mafia nostra. No, cioè io vedo i giochi, cioè dappertutto, no? Ci sono organizzazioni che impediscono, anche in Germania, che attaccano, perché sono, è un mercato di 600 miliardi. Siamo diventati tanti, ma forse non abbiamo ancora una, non coesistiamo come gruppo, no? Allora forse è il caso adesso di farlo e di far valere anche i nostri diritti con degli organismi, quindi anche con degli apparati legali, quindi con dei commercialisti, con degli avvocati, perché anche in quell'ambito ci sono risvegli. Chiaro. Nelle banche, nelle istituzioni, anche nella politica c'è un risveglio, solo che ancora non vengono fuori come vorremmo vedere, no? E quindi senza fare la guerra a nessuno, perché non ne facciamo una guerra, ma facendo valere no, i diritti di un'espressione diversa, perché non siamo contro nessuno, noi facciamo la nostra strada. Sì, ma anche un vantaggio, cioè ci sono queste paure, però il vantaggio, la medicina ufficiale integrando la scienza, perché la medicina ufficiale è uno strumento, non è una scienza, integrando la scienza della salute ne ha vantaggi, riceve dignità, solo... Ma infatti non morirebbe, ne creerebbe solo un modo di vivere che migliorerebbe la vita a tutti, perché poi alla fine andrebbe a... Ma questo anche per la scuola è la stessa cosa, perché oggi abbiamo che diciamo
un aspetto scolastico, una dimensione scolastica nella formazione dei giovani, ci sono carenze anche lì, anche quelle sfere andrebbero integrate con una maggiore apertura, una maggiore attenzione proprio anche ai nuovi bambini che stanno nascendo e che hanno anche delle facoltà diverse dai bambini degli anni 50, diciamolo, cioè i ragazzini di oggi hanno delle intelligenze superiori, quindi non possono ancora mettergli davanti la lavagnetta con uno più uno. Che compassione devono avere! Una grande fatica, perché loro nascono già con delle capacità che sono, sono straordinarie, quindi relegarli a un tipo di scuola degli anni 50 o degli anni 40, cioè è rimasta un po' indietro, quindi andrebbe fatto un lavoro anche lì di offerta, di apertura, di maggiore attenzione verso in fondo una nuova umanità, che quello è. Quindi infatti uno dei, questo è un po' il mio, dato che quello che abbiamo sviluppato lo abbiamo sviluppato individualmente, no? Cioè, in tutti questi centri ognuno ha sviluppato il proprio lavoro, no? E io vedo che anche per noi non abbiamo creato una scienza dell'intuizione che funziona per te, per Marco, per Maria e per... no? Quindi per questo la proposta, uno dei lavori principali di questo istituto è di creare la figura del maestro dell'intuizione che fa capire che ognuno ne ha una diversa e questa formazione non ce l'ha quasi nessuno. Cioè, io ho l'intuizione, magari se lavoro con te ti dico ho intuito questo, però in tutte le formazioni sono pochissimi che hanno la capacità, 25 bambini in classe, subito di dire tu sei organizzativo, tu sei cuore, tu sei per i conflitti in classe, tu sei per la natura, cioè che capisce in 2 minuti quali sono i talenti dei bambini e li integra e sa integrarli nel suo insegnamento dando ad ogni bambino la dignità della sua maestranza individuale. Riconoscibile, non è difficile, lo insegno da 20 anni, chi dice che non lo fa dopo 10 minuti ha già cominciato, no? Cioè, questo sono io, ognuno so quello che so fare, so quello che non so fare. Quindi di creare la figura del maestro dell'intuizione dove in qualsiasi struttura dove si insegna qualcosa, per gli insegnanti, i professori, le formazioni anche per i medici, dice prima di cominciare dobbiamo imparare che tutti gli uomini non sono uguali come nella Rivoluzione Francese, ma sono tutti diversi, no? E nella diversità la nostra competenza è quella di capire che i bambini o gli studenti o i clienti, se non visti in un modo individuale, non è scientifico, perché la natura è scienza, no? Quindi uno dei compiti dell'IFI è la formazione, cioè di creare la scienza del, perché ancora non l'abbiamo fatta, cioè se andiamo non possiamo insegnare il disegno, magari il bambino invece è un geometra o è un... cioè dobbiamo capire che se insegniamo l'intuizione dobbiamo capire che quello che so fare io non lo sanno fare gli altri, no? Quindi se io sono scoiattolo so salire sull'albero, se l'altro è pesce invece non sa arrampicarsi sull'albero, quindi nel mio insegnamento sull'intelligenza intuitiva, se non capisco che tutti ne hanno una diversa, non posso cominciare a insegnarla. Quindi creare queste figure prima di creare questa professionalità per me è uno dei passi più importanti, no? Il problema forse dopo è portare questi insegnanti in organismi che sono istituzionali. E lì secondo me che a livello che bisogna agire poi invece a livello proprio legale, giuridico, per far entrare queste figure di diritto nelle scuole,
che ne so, negli ospedali anche servirebbero degli intuitivi. Chiaro. Ma in Questo. Inghilterra c'è, in Inghilterra c'è, è di diritto per legge che il guaritore spirituale asseconda i medici, no? In Inghilterra c'è Sì, sì, questo sì, già sì, 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 sì. in tutti gli ospedali? Che io In tutti gli sappia è ospedali? legge, ma anche in Germania questa legge è stata approvata, cioè il riconoscimento del guaritore spirituale in Germania, ma in Inghilterra è una tradizione proprio, è tradizione che il guaritore spirituale è nel... Ma io penso che per me l'importante è dare a tutti quelli che fanno formazioni queste capacità. Cioè io ricordo appunto a Bollywood, no, in India, 3.000 anni fa, non potevi frequentare una scuola di canto se prima non avevi il coraggio di produrre qualcosa dal niente, no? Quindi attivare l'intelligenza intuitiva, se l'hai attivata, allora ti diamo gli strumenti, se no aspetti ancora 10 anni, no? Cioè, questa per me è una... Ecco, quindi sviluppare io penso, dato che ancora il passo più importante da fare è di sviluppare questa scienza, poi verrà accettata. Ci sono delle università dove l'intuizione è facoltà, anche qui vicino, no? La facoltà dell'intuizione c'è in diverse università, però hanno letto qualche libro, ne fanno una cattedra, ma Ah, non... sì. In Italia non penso che ci sia e non si dovrebbe anche lavorare per questo. E forse sarebbe anche l'ora perché sotto certi aspetti siamo rimasti un po' indietro. No, io penso che il lavoro principale lo dobbiamo fare noi, di collegarci regolarmente, perché appunto qui c'è una facoltà dell'intuizione, però ho detto sì, posso collaborare. Non mi capiscono, cioè non hanno, anche se si crea con la facoltà, non accettano mai la libertà, l'individualità, che sono tutti diversi, eccetera, no? Quindi penso che è un lavoro che dobbiamo fare noi prima a creare queste basi, per questo ho detto datemi un po' una mano su questa intervista per vedere. Secondo me una federazione con un organico, con un direttivo, con una serie cioè di figure all'interno che anche diciamo da un punto che sia poi riconosciuta sia a livello legale che possa promuovere anche legalmente, giuridicamente, istituzionalmente le varie attività. Questo è necessario perché ci se ne sente proprio il bisogno. Come quando, non so, c'è una causa importante e ti rivolgi una specie di tribunale europeo, però che in maniera costruito di, che non è un tribunale, è una federazione, è una cosa al quale tu ti rivolgi quando hai bisogno di aiuto e subisci un attacco, per esempio, Esatto, no? sì. Dalla televisione, ti rivolge a questa struttura e ti segue anche da un punto di vista, Legale. sì, Sì, chiaro, perfetto. per Sì. esempio, sì. Sì, hai ragione, è vero. È una dimensione che non l'avevo proprio. Sì. Che si occupa anche di far riconoscere, per esempio, a livello negli ospedali, alcune figure. Il Reiki, per esempio, in Italia fa ancora. Mentre è entrata l'agopuntura, sono entrate delle determinate cure negli ospedali, Reiki e altri tipi di indagine o comunque di cure, è più difficile, ci metteranno molto tempo. Allora, se ci fosse un'organizzazione che andasse a scardinare questi schemi, queste strutture che sono un po' rimaste antiquate, faremo prima. Perché è da portare all'interno degli ospedali, delle strutture anche legate comunque alla guarigione, in tanti ambiti, anche Chiaro. ospedali psichiatrici, la stessa cosa, Chiaro, chiaro, nelle scuole. Io, perché le istituzioni purtroppo sono quelle che secondo me hanno
hanno più bisogno di determinati elementi, perché sono rimaste indietro, sono molto legate al vecchio modo, perché le istituzioni dipendono direttamente dalla politica, la politica non si riforma, e quindi devono in qualche maniera intervenire forse i liberi cittadini, i liberi pensatori, a creare delle strade parallele. Chiaro, anche se un po' adesso c'è Giuseppe che vuole intervenire, anche perché io dico, vabbè, abbiamo visto che le istituzioni impediscono, per questo il mio progetto, però ho capito, era quello di che questo istituto è libero da qualsiasi organizzazione, qualsiasi istituzione, che poi dà alle istituzioni, dice questa istituzione sì, questa no, perché gli interessi economici, cioè una, pensavo più una struttura che non sia legale, che non sia istituzionale, perché nel momento in cui si entra nelle istituzioni poi c'è chi fa pressione qui, chi fa pressione qui, perché penso che un po' la coscienza, se si lavora veramente in un modo come ho visto, come abbiamo visto, non c'è, se si lavora veramente non c'è poi istituzione che può capace di impedire, se si lavora a livello di coscienza, no? Quindi, però è vero che è giusto, è uno, forse uno dei primi passi, quello che hai detto tu, però creato appunto come organizzazione, come struttura di aiuto, no? Sì, chiaro. Bene, c'è, quindi possiamo continuare quando poi magari, se guardi un po' gli interventi degli altri, se ricevi altre informazioni, volentieri, perché vorrei parlarne un po' più spesso, perché con Silvia parlavamo anche magari di venire a Roma, forse c'è una possibilità, se si organizza qualcosa, e fare un incontro lì o creare una struttura anche lì, no? Oggi siamo collegati a Milano, a Taranto, a Roma. Sai che ho delle situazioni per cui abbiamo anche dei luoghi dove poterci riunire, delle strutture che ci possono ospitare, quindi volentieri. Ok. Germano, grazie. Sarebbe il caso che una volta che individui, sì, che ne so, una, due persone per paese, o se le stai facendo per città, a un certo punto ci dovremmo riunire per creare come una specie di costituente, no? I soci fondatori di una struttura. Poi va costruita a blocchi, no? Chiaro. No, la struttura c'è già, se vai a JITDE ci sono già tutti i direttori degli istituti europei. Se desideri trasformarla come un organismo, diciamo, di federazione, che, di garanzia anche, no? Per quelli che lavorano all'interno, che poi magari non si occupa solo di questo, ma questa è una parte importante secondo me, perché tanti di noi, anche chi sta proprio in prima linea, no? A volte riceve degli attacchi ed è difficile, perché oggi con i social network io ho visto delle situazioni al limite dell'inverosimile in Italia, cioè ricevi degli attacchi, degli insulti, delle cose da gente che non sa di quello che sta parlando. No, sono attacchi, sono organizzazioni pagatissime che conosco, a me erano 18 tutti i giorni che attaccavano, è chiaro, lì ci sono interessi economici, per questo è un po' il mio impulso di lavorare prima a livello di coscienza, perché poi si creano le situazioni per poter, a livello di coscienza è sempre più forte, e poi appunto però ho parallelamente di creare queste strutture, infatti è un mio tema questo, un tema di tanti, tutti quelli che sviluppano qualcosa vengono attaccati. No. Ma sì, ad ogni punto comunque è necessario creare una rete, perché quando tu hai una rete di professionisti del settore, di artisti, di insomma di gente che in qualche maniera lavora per un'umanità diversa, l'unione fa la forza. Chiaro. Quindi crea una rete e diventa un'organizzazione a livello mondiale, per cui diventi
non è fondare una nuova religione o una setta o una cosa del genere, neanche una mafia, come hai detto tu. È una rete che serve di supporto. Chiaro, ma infatti è la rete più differenziata che non si può assolutamente mettere in nessun cassetto, no? Perché siamo tutti così diversi. Bene, allora ti mando un po', ci siamo già 3-4, cioè per l'Italia siamo in 2-3-4, quindi se ti vengono altri impulsi, idee di cominciare a crearla anche zona per zona, e quindi poi magari facciamo un incontro e vediamo cosa vogliamo fare. Facciamo un appuntamento, quelli che sono per l'IF Italia, vediamo, possiamo anche cambiare i nomi, naturalmente non è importante, però mi sembra che abbi l'autorità e la capacità anche energetica di rafforzare queste strutture, no? Bene, ti ringrazio. Un saluto a tutti, a chi ci ascolterà, a chi ci vedrà. Okay. Ciao. Ciao, grazie mille, Germano. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo cambiato location, può darsi che si senta meglio. Ok, no, è perfetto adesso, almeno il video è bellissimo. Dunque abbiamo adesso, sì, dato appunto adesso il tecnico, nelle dirette c'è sempre poca gente, non, vabbè, vediamo, però c'è stato Germano Di Mattia, hai sentito adesso? Sì, adesso sì. Ah, va bene, quindi magari di vederci, di dire non solo quelli interessati all'IFI, ma di fare, magari cominciare a fare degli incontri con artisti, con cioè tutta gente differente, di creare, di dare impulsi per la libertà, ha sempre creato scienza, ricchezza e coscienza, no? Quindi di bene. Ma siamo stati bravi oggi, eh? Ah, sì, eh? Col tuo coraggio, dai. Col tuo impulso, ho detto dai, facciamo. Quindi sei stato tu un po' il creatore di questa serata, sì. Perché da solo non... Mi fa piacere. Ringrazio. Prego, prego. Va bene, Gitto, allora ci si sente, ci si organizza, insomma, per tutto quanto, va bene? Quindi pensa anche tu un po' sui titoli, quindi hai visto la gente, c'è tanta gente dispostissima, pensa un po' anche tu ai titoli che possiamo dare, al tipo di attività che possiamo fare, le conferenze online, come hai visto, sono perfetto, facili, e quindi vediamo come... Va bene. D'accordo. Hai mangiato? D'accordo. Hai mangiato già o ancora devi mangiare? No, ancora no. Allora mangiamo adesso. Adesso ce ne andiamo a mangiare una cosa. Ok, vabbè. Grazie mille e a tante altre avventure come oggi. Grazie Giuseppe. Senz'altro. Okay. Un abbraccio. Ok, ciao anche a te. Ciao. Bene, grazie a tutti. Sono contento perché da appunto da tanto tempo, 10-15 anni, gli anni non li so precisi, la matematica non è una mia competenza, che sto lavorando sulla creazione, sulla gestione, proprio l'attivazione veramente reale di questo istituto. E quindi sembra che abbiamo trovato nuovi impulsi, mi fa piacere, e quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, poi si vedranno i diversi film, caricherò tutto e si vedranno diversi film in una playlist dove potete anche scegliere, scrollare, e in una pagina apposta fatta per questa conferenza. Ok,
Grazie a tutti, buonanotte, buonasera. E scrivete anche commenti, adesso il chat lo chiudo, quello del live, però su Facebook o per email o per Skype che poi pubblichiamo se volete anche i vostri contributi. Grazie mille, ciao.